Ciao ragazzi, ciao, come va? Tutto bene, Bene, Giampiero, tu te? come stai? Allora, sincero, ho un mal di denti boia, ma a No. parte quello è bene. Sì, No, sì, sì. hai Ah. preso qualcosa, spero. Strafatto No. di ibuprofene per riuscire a vivere, però sì. E ho un appuntamento al dentista fra un'ora e mezza, ma chi se ne frega, andiamo avanti. Allora, ciao Giampiero, benvenuto, benvenuto. Grazie, grazie E ti a voi. chiediamo come prima cosa di presentarti, perché ci piace di più quando gli ospiti si presentano piuttosto che stare noi a presentare. Va bene, e fermatemi a un certo punto perché magari dico troppe cose. Allora, No, mi chiamo vabbè, Giampiero vai, vai, vai. Kesten, sono sono un podcaster principalmente, sono anche un conduttore radiofonico, faccio un podcast che si chiama Cose Molto Umane, che è in piedi dal 2020. E, sai che credo che vada bene così, tutto Sì, va sommato. benissimo. Sì, guarda, tanto poi il resto te lo chiediamo noi, quindi comunque come introduzione è perfetta. Infatti, guarda caso, la prima domanda vuole essere quali sono state le scelte che ti hanno reso ciò che sei ora? Porca miseria, sono infinite le scelte che mi hanno reso. Ma succede per tutti noi, voglio dire, la realtà è il risultato di innumerevoli scelte. E allora, la scelta che mi ha reso podcaster per cercare di in qualche modo circoscrivere un pochino il campo è quello di aver deciso di fare un podcast. No, nel senso, allora, la scelta che mi ha reso podcaster, forse per cercare di essere un pochino più, meno didascalici, è il fatto che a un certo punto non si riusciva più a fare nulla durante il primo lockdown. Per cui ho deciso appunto di iniziare a fare una roba a parte, nel senso io andavo in onda tutti i giorni in radio e a un certo punto non potevo più farlo e quindi ho deciso di trovare un altro modo per, tra virgolette, tenere compagnia a chi era abituato a sentirci tutti i giorni, a me, ai miei colleghi, eccetera, no? Qualcosa che fosse leggero e che no, non fosse una cazzata, nel senso che non voleva essere una cosa così per divertire e basta. Beh, però che non parlasse di Covid, per esempio, cioè una cosa che distraesse, via. Che distraeva te Quindi il diciamo che pubblico. E invece le scelte che ti hanno portato a lavorare in radio? ma le scelte che mi hanno portato a lavorare in radio è stato in realtà un colpo di fulmine mentre studiavo, facevo comunicazione, scienze della comunicazione, e ovviamente c'è una buona parte dedicata alla radio, e io mi sono proprio innamorato del mezzo radiofonico, per cui certo non è che basta quello per dire adesso faccio il radiofonico e vai e ti iscrivi all'ufficio di collocamento degli speaker radiofonici. C'è stato un processo ovviamente, adesso che ho rotto tantissimo le scatole al mio prof dell'università, ho fatto una tesi che parlava di radio e a un certo punto sono riuscito a fare una chiacchiera con quello che poi è stato il mio direttore, il mio capo per un casino di tempo, per appunto fare una piccola trasmissione a Radio Popolare, perché Radio Popolare era il posto in cui volevo andare, cioè mi piaceva un casino quella radio lì. E quindi è andata così, poi ovviamente nel tempo il programma alle 11:30 di notte è diventato qualcosa di un pochettino più ascoltato, eccetera, eccetera, ed eccomi qua. E invece la tua esperienza da professore com'è stata? È stata bella, è stata bella perché è finita. No, non è vero. È stata bella e basta. Io ho smesso di fare il prof a settembre dell'anno scorso, nel senso che è qualche mese che ho smesso. Ho cominciato a farlo 7 anni fa, qualcosa di più, ed è stato del tutto casuale, nel senso che io ho fatto l'educatore, per cui l'idea di lavorare con gli adolescenti non mi spaventava, anzi, l'aspetto didattico siccome il tipo di scuola in cui ho insegnato è un tipo di scuola in cui è molto più rilevante l'aspetto professionale delle materie, no? Cioè, perché loro fanno i baristi, i cuochi e i panettieri, i pasticceri. Poi ci sono io che facevo, cioè, il prof di italiano non conta una fava, tra virgolette, dal loro punto di vista, ovviamente, non dal punto di vista della formazione.
Però ovviamente non era particolarmente impegnativo, cioè non era andare a insegnare italiano al classico, era andare a insegnare italiano in un posto in cui il programma è molto, molto libero, è molto interpretabile apposta, per cui è anche molto stimolante se hai voglia di farlo, e io avevo molta voglia di farlo, è stato molto divertente. Ho smesso di farlo per due ragioni: uno, perché mi rendevo conto che non riuscivo, stavo facendo oggettivamente tre lavori da un po' di tempo, cioè facevo il prof, il conduttore radiofonico e il podcaster tutti i giorni, e quindi ero un po' stanco e non volevo fare il prof stanco, nel senso che non volevo fare come molti colleghi che ho avuto modo e la sfortuna di incontrare nella mia vita, cioè quelli che non hanno un cazzo di voglia di stare lì a insegnare, che odiano gli studenti. Sì. Prima di diventare quella roba lì smetto e mi dedico al podcast, che cioè, ovviamente quando fai una scelta di questo tipo sei anche fortunato, nel senso che vuol dire che puoi permetterti di farlo, nel senso non è che no, sono troppo stanco per fare bene il mio lavoro, smetto di farlo, non è che tutti possono farlo. No, è anche una fortuna quella. Ma scusa, ma quando facevi questi tre lavori insieme, qual era il tuo segreto per stare in vita e avere la carica per fare tutti e tre bene? Caffè, come dico sempre. Caffè. No, nel senso, sì, bene o male quello. Bene o male, come dire, la necessità di fare tutto, nel senso che non potevo lasciare a metà. Cioè, avrei potuto mollare a un certo punto, a metà anno, per esempio, però mi sembrava veramente da stronzi lasciare, quanti erano, sei classi a metà anno, e dire, raga, boh, arriverà qualcuno al mio posto, ciao. Allo stesso tempo la radio e il podcast, no, cioè la radio non si può mollare una trasmissione, né ho nessuna intenzione di lasciarla, nel senso che mi piace moltissimo. E il podcast, ho iniziato dalla prima puntata a dire, queste cose molto umane, andrà online tutti i giorni, adesso devo andare online tutti i giorni per sempre, per cui no, so. Vediamo, però insomma per ora non ho alcuna intenzione di smettere. Bene, ma vista che avevi comunque una classe abbastanza penso turbolenta, c'era qualche tecnica per gestire la classe e che tipo di professore eri? Che tipo di professore ero? Allora, ho provato come tutti, credo, a un certo punto a essere il prof simpatico, che non funziona mai, ovviamente. Ho provato a fare il prof cattivo, che di per sé non funziona. Io quello che facevo era rendermi, o meglio, cercare di tenere a mente il fatto che stare seduto ad ascoltare qualcuno che ti spiega una cosa di cui con ogni probabilità non te ne frega nulla, non è facile per niente, ok? Cioè non è facile stare da quella parte della carta, cioè dall'altra parte. E qui ho cercato di fare un po' come si fa in radio, cioè cercare di rendere leggere le cose, ok? Cercare di ricordarmi che il pubblico in questo caso, che avevo la fortuna di conoscere di persona, per cui è più facile, come dire, tagliare sul target il format che stai facendo, va intrattenuto, il che non vuol dire appunto che ti metti a farla verticale a un certo punto in mezzo alla lezione, però provare a cercare di raccontare le cose come cioè, cercando di trovare il lato divertente, ok? E poi io da studente facevo abbastanza cagare, nel senso che avevo una soglia d'attenzione che durava dai 10 secondi a poco più, no? Se tieni a mente quella cosa lì, è già più facile, nel senso che cerchi di andare incontro a chi ti ascolta e di fare lo sforzo di avvicinarti a chi ti sta ascoltando invece di fare quello che molti fanno in realtà, sbagliando, che è quello di rimanere fermi e dire venite a me, io adesso dico delle cose, se volete imparare sono affari vostri. E loro ti dicono, no, io non voglio imparare, me ne frega un cazzo. Esatto. Insomma, cercare di venirsi incontro. Quindi ti sei immedesimato nell'alunno. Comunque la verticale sicuramente è una tecnica per attirare l'attenzione della classe. Se ti metti a fare la verticale sopra la cattedra, ti stanno nel mio caso anche di morire poi, perché non ho il physique. Però sì, probabilmente funziona. E cosa ti ha lasciato questa esperienza dell'insegnante, dell'essere insegnante? Tantissima roba. Intanto, quell'approccio lì, secondo me, di quell'approccio lì ce n'è tantissimo in cose molto umane,
ok? Cioè, nel senso, il mettermi automaticamente nei panni di chi sta ascoltando, ok, è molto diverso, perché se tu clicchi su ascolta nel podcast, evidentemente l'interesse ce l'hai, però l'idea di spiegare cose che possono essere difficili in modo semplice, cioè, e soprattutto la grandissima consapevolezza, banale quanto vuoi, ma importante, perché molti se la dimenticano. Ci ho fatto anche una TED Talk su questa roba, al TEDx di Mirandola, cioè di spiegare le cose difficili in modo facile. Non c'è nessuna ragione per spiegare le cose difficili in modo difficile. Puoi dire le stesse cose, magari ci metti un po' di più, magari fai un pochino più fatica, però le cose si possono spiegare in modo facile, ok? E questo me lo porto tutti i giorni in cose molto umane e boh, anche da papà in realtà, cioè nel senso, si può fare. Dato che mi hai citato il TED Talk appena adesso, come ti sei preparato per quella per quel TED Talk prima di salire sul palco dal punto di vista psicologico? Cioè, cosa ti sei detto a te stesso per prepararti? Non fare cagate, mi raccomando, questo più o meno mi sono detto. No, allora, le TED Talk sono, come per chi non le conoscesse, però sono un format abbastanza rigido, no? Che è la loro chiave, cioè il motivo per cui funzionano in tutto il mondo, è che sono tutte molto simili, tutte molto uguali nella forma, ovviamente, non nei contenuti. E questo è un grandissimo vantaggio anche per chi deve parlare, nel senso che hai dei paletti abbastanza stretti, sai quanto tempo devi parlare, ma soprattutto, essendo molto ben organizzate, c'era anche nel pacchetto, c'era anche la compagnia e l'aiuto di Eliana, che era una vocal coach, è una speech coach, cioè una persona che ti insegna a parlare pubblicamente. Io parlo tutti i giorni, tutto il giorno, per cui, come dire, ci siamo potuti concentrare su delle parti divertenti, se vuoi, no? Per esempio, una cosa in cui io sono terrificante è la memoria. Cioè, io sono molto bravo, insomma, mi viene più facile andare a braccio, però non sono abituato a imparare a memoria le cose. Eliana, che ovviamente è stata capacissima di indirizzarmi in questo senso, ha potuto lavorare con me su, magari tralasciando il come si parla davanti al pubblico, che bene o male magari l'ho fatto più volte, a non andare a cazzo questa volta, cioè impara una cosa che sia una e falla bene, no? E quindi con una serie di trucchi, eccetera. Per cui mi ha dato una grandissima mano. E la cosa bella è che appunto sali su un palco che sai essere comunque, come dire, autorevole, no? Perché la TED, cazzo, cioè, nel senso, sai che poi viene caricata sul sito della TED, sul canale YouTube di TED, e che comunque un po' di persone ti guarderanno, senza fartela sotto. Questo è molto divertente, perché ti permette di goderti l'esperienza così com'è. E sei sempre stato sicuro di te nel parlare, non solo ovviamente in pubblico, ma proprio anche online, nel podcast, nella radio? Come hai acquisito maggiore sicurezza? Non sono assolutamente stato, anzi. Facendolo, a un certo punto diventa un'abitudine, nel senso che, come dico, sono due cose che ho raccontato spesso, per cui forse risulta noioso, però rendono l'idea. Allora, la prima volta che sono andato in onda in diretta in radio, e si andava in onda solo in diretta, per cui non esisteva mi sono portato in studio il cestino della spazzatura per paura di vomitare dalla paura. Ok. Non è successo, ovviamente, sarebbe stata una bruttissima diretta. E allo stesso tempo, dopo tipo, non so, qualche anno, un giorno ero in co-conduzione, quindi c'erano degli spazi in cui eravamo in due a parlare. A un certo punto ho sbadigliato mentre eravamo in diretta, non si è sentito, però nel senso, ho detto, cazzo, sono molto rilassato, evidentemente sono molto rilassato, probabilmente voglia, no? Cioè, a partire da aver paura di vomitarmi addosso dalla paura a sbadigliare a un certo punto in un momento di pausa. Sì, a un certo punto diventa abitudine, come chi sta sempre sul palco, no? Immagino, poi io non sto sempre sul palco, stare sul palco ancora oggi ovviamente è una, quando mi succede, vedere le persone è diverso, però ti abitui, sì, come ci si abitua a tutto, si abitua anche alle mazzate. Questione di pratica. Invece, qual è il peggior consiglio che è diffuso nel tuo ambiente? Che è diffuso? Che è diffuso. Non sbagliare.
vai e non sbagliare. No, che cazzo fai a non sbagliare? Sei un essere umano. Vai e sbaglia, se è il caso. Impara a coprire bene gli errori. Cioè, quando sei in onda, se hai il panico di non sbagliare, in onda in radio intendo, che non puoi tornare indietro e rifare, se hai il panico, è terrificante. A parte il fatto che diventa una tortura, magari non sbagli, però ti fai un'ora e mezza di diretta con, cioè, sudando freddo. Sbagliamo tutti, come si sbaglia in qualunque lavoro. Ovviamente l'importante non, cioè, se sei un neurochirurgo immagino che la pressione sia un pochino maggiore rispetto a essere in onda, però è un training diverso, e, eccetera. Sì, per fare il neuro... Scusami? No, dicevo che per fare il neurochirurgo sì, ci sono anche appunto dei training molto, molto più È un percorso preciso. Più specifico, è un pochino più lungo, diciamo. per cui è più importante imparare a coprire i propri errori senza farsela addosso una volta che sbagli, appunto. Secondo me l'errore più diffuso è quello, cioè nel senso la paura dell'errore. Ci puoi raccontare invece la volta in cui ti sei reso conto, quel momento in cui ti sei reso conto che cose molto umane stava esplodendo? Allora, quando ho iniziato a fare cose molto umane, il podcasting in Italia era, per quanto è l'altro ieri, nel senso che non è che si parla indietro nella storia, era davvero marzo 2020, podcast in Italia diffusi pochissimo, ce n'erano molto pochi e c'erano molto in alto in classifica, perché allora, questo è un piccolo, prima le classifiche erano classifiche, adesso le classifiche delle maggiori piattaforme non sono esattamente classifiche, cioè non sono basate sul numero di ascolti, ok? Poi magari se volete ci torniamo su questa cosa. Però erano abbastanza classifiche e molto in alto c'erano cose molto amatoriali. Molto amatoriali vuol dire fatte non necessariamente male, però che si vedeva che non c'era la professione dietro, nel senso che magari erano registrate molto male e soprattutto erano a cadenza totalmente irregolare, tipo un settimanale che a un certo punto diventa bisettimanale, che a un certo punto diventa una volta al mese, cioè irregolare, non era un lavoro dietro. Dicevo, vabbè, se lo fai, se cerchi di farlo con dedizione, probabilmente riesci a ottenere dei risultati. Per cui a un certo punto vedevo che iniziavo a scalare, tra virgolette, le classifiche, dicevo, probabilmente questo sta funzionando, no? E mi sono reso conto che, appunto, i numeri iniziavano... Non avevo la più pallida idea di quale fosse la soglia di ascolto, perché erano tutti i dati segreti, anche per chi... Cioè, non avevi accesso ai dati degli altri, non si poteva chiedere, non esisteva, per cui non sapevo quanti erano tanti ascolti. Però a un certo punto ho visto che, ok, è arrivata al primo posto, è rimasto al primo posto, continuavo, ho detto, ok, forse sta andando bene, nel senso... Poi sì, la questione delle classifiche appunto si è un po' disordinata nel tempo, nel senso che non è più poi così affidabile. Se puoi approfondire questa cosa qua delle classifiche che non sono vere classifiche, che non ne so nulla di questo discorso. Sì, cioè nel senso che non faccio nomi di piattaforme, però nella maggior parte dei casi in realtà sono quelli, i podcast che vedi ai primi posti non sono necessariamente quelli più ascoltati, sono quelli messi in evidenza per una serie di scelte, ok? Perché la novità, perché ci si punta molto, perché si pensa che farà il botto, eccetera. Però molti mi dicono, mi succede di tanto, cazzo, Cose Molto Umane è bello, peccato che sei al 20° posto, dovrebbe ascoltarti più gente. E io, nel senso, so che da quando siamo partiti non ha mai smesso di crescere come ascolti, fa degli ascolti che sono più che buoni, no? Più che buoni. E so che chi è appena partito è impossibile che faccia quegli ascolti lì, non perché non sei figo come me, semplicemente per una questione di matematica, e quindi mi sono accorto che non è quello. Poi lo so per certo, so gli altri dati, no, diciamo che è una deduzione, però scambiandoci un po' di dati fra colleghi e amici si è capito così, quindi cioè, anche sti cazzi, nel senso che poi la questione del primo posto è bello da un punto di vista narcisistico, ma chi se ne frega, cioè. Va bene così. Se sai che comunque sta crescendo, sta andando bene, se sei soddisfatto. Esatto. Sì, molto probabilmente comunque questo discorso della classifica ha a che fare con gli algoritmi che le varie piattaforme utilizzano per magari indicizzare il contenuto anche alle persone giuste, diciamo. Sì, poi è comunque strano, però va bene. No, ma poi ci sta, nel senso che se no... allora,
da un lato sentite abbaiare? Cioè, Oddio, no, comunque no. Se vuoi far entrare il cane e farlo vedere, a noi va benissimo, eh. No, c'ho la porta chiusa, meglio così, fidati. Meglio così. Grosso. Anche perché sono due i cani. È interessante il fatto che la classifica non sia cristallizzata solo sugli ascolti, perché sennò ci sarebbero sempre i soliti nomi, ok? Ma lo dico a discapito mio, cioè nel senso, è bello vedere che crescano. Sarebbe più divertente, secondo me, se fossero premiati non solamente i nuovi arrivi, perché a volte sono nuovi arrivi, sì, però di case di produzione grosse, per cui dici, ok, l'avrei sentito comunque, non so come dire. Mm-hmm. Magari qualcuno di un pochino più emergente, bravo, valido, però è anche vero che appunto, come dici tu, dietro c'è un algoritmo, cioè non è che c'è una squadra di 50 persone che ogni giorno ascolta i podcast e dice questo sì, dovremmo lanciarlo un po' più in alto perché è valido, sarebbe un lavoro enorme, no? È un algoritmo e cerca di fare un po' quello che può. Per cui il consiglio che do, ecco, è cercate roba non scontata. Andrò per le classifiche, scorrete verso il basso, provate ad ascoltare robe interessanti che ce n'è. Restando in argomento cose molto umane, sì. Quali sono gli step che ti portano a preparare una puntata? Come ti organizzi? Allora, ogni giorno succede questo. Apro il... Allora, come sapete, breve passo indietro, cose molto umane è finanziato dalla pubblicità, cioè io campo di quello, ma c'è anche una fetta di ascoltatori che ha deciso di sostenere cose molto umane e di diventare patron. Vuol dire andare su Patreon, che è un sito che si occupa di questo, cioè di distribuire i soldi ai creators e di pagare 1 o 2 o 5 euro al mese, per cui abbastanza una cagata. E tu ti iscrivi alla Patreon e hai diritto di ascoltare le puntate senza pubblicità, ok? Fra le altre cose. Quindi una volta che entri a far parte di Patreon di cose molto umane, non mi finanzi dal punto di vista pubblicitario, ma mi dai 1 euro al mese. Il grosso in realtà diritto è che hai accesso al grosso file Excel in cui ci sono le domande di cose molto umane, che non l'ho fatto io, l'hanno fatto sempre i Patreon, che hanno fatto tutto, hanno fatto anche il canale Discord, in cui scrivono l'elenco di puntate, per cui il primo step è quello, andare sul file delle domande e vedere tutte quelle che non sono ancora spuntate, cercare quella che può andare bene per quel giorno, perché magari c'è qualche legame, perché magari c'è uscita una notizia che si lega, oppure perché è un po' che ci lavoro, perché alcune domande non è che le fai proprio in 2 secondi, cioè c'è da leggere un po' di roba, un po' di ricerca. Leggi un po' di roba, mi prendo degli appunti che in genere sono i dati, quelli brutti, cioè date, numeri, percentuali, quelli che non mi ricorderò mai a memoria, me li scrivo, schiaccio rec e faccio. Quindi registrare la puntata è la parte finale e ovviamente molto più breve, cioè in 10 minuti registro una puntata, un altro quarto d'ora per montare, ma anche meno, e via. È quasi tutta ricerca, che a volte porta via dei giorni, per alcune puntate no. Immagino che comunque nel tempo hai anche ottimizzato molto i tempi. A voglia, sì. E invece per quanto riguarda la costanza, cioè è un podcast quotidiano, hai mai avuto problemi nella costanza? Sì, ho avuto problemi... Allora, è da prima dell'estate, è quasi un anno secondo me che non faccio neanche un buco, sicuro. Ma sì, secondo me è un anno. E non ho fatto un buco neanche quest'estate, che non vuol dire che non ho fatto vacanza, ma vuol dire che mi sono portato avanti. Come tutti pensano che io registro un casino di puntate e poi vado alle Bahamas, di solito non è così, registro tutti i giorni, che è una cagata perché ovviamente avrebbe più senso farne tante insieme, ma non sono capace, cioè mi piace l'idea di farla lì per lì, non so come dire, però quest'estate mi sono portato avanti, ho registrato 15 puntate prima, e quindi sono andato in vacanza, ho fatto 2 settimane di non dire, cioè non online. È stato un problema, non so, sì, quando avevo l'influenza, queste cose qua, quando ho avuto il COVID non sono stato molto male, però ho avuto 1 o 2 giorni che ero proprio bollito, ho detto, no, cioè, però a parte quello no, cioè sono estremamente motivato a farla, anche perché secondo me la costanza è una delle cose che nel podcasting paga di più. Non in termini economici, paga di più nel senso che si crea un patto con gli ascoltatori. Io so, cioè nel senso quando non sono andato online oppure quando ho pubblicato in ritardo, anche di ore, ho ricevuto un casino di messaggi, ma come cazzo, stamattina stavo andando al lavoro e non c'era la puntata. E
E beh, un po' cioè è un patto, no? Cioè io lo faccio e tu mi ascolti, quindi non voglio essere manchevole della mia parte. Sì, esatto. Io tipo ho cominciato ad ascoltare cose molto umane dalla prima puntata, sto andando insomma verso l'altro e ascoltandomele tutte, e a volte mi ricordo che capita che ti dimenticavi di pubblicare una puntata un determinato giorno e il giorno dopo ne pubblicavi ad esempio due nello stesso giorno per recuperare quella della puntata, cioè del giorno prima, proprio per rispettare il patto di dire c'è una puntata al giorno, se mi dimentico un giorno ne carico due. Poi la prima estate è saltato 10 giorni, mi sembra. Infatti la puntata dell'anno era tra i 55. Sta facendo i conti. No, vabbè, perché, perché sono fresca più che altro, sono fresco. E guarda, ti volevo chiedere, hai parlato di questo file Excel con tutte le domande segnate. C'è qualche domanda che magari ti capita sott'occhio più volte, però proprio dici questa non mi va di rispondere, oppure mi sembra troppo complicata? Volta sì. Ce n'è una che mi sto portando dietro da un casino di tempo, la dico proprio apertamente, ovviamente è perché è un tema attuale di cui sulla quale tutti si sono espressi a un certo punto, cioè energia nucleare, quindi energia pulita figata oppure no, cazzo, pericolosissima. Allora, prima di quella voglio fare una puntata, e me la porto anche questa dietro da un po', del perché quando si parla di energia nucleare si incazzano tutti, sia da una parte che dall'altra, perché l'energia nucleare è molto ideologicizzata in un certo senso, cioè non si fa mai un discorso puntuale, si fa un discorso anche sul sì, però voi ambientalisti avete rotto il cazzo, cioè non è vero che fa, e invece dall'altra parte sì, però voi continuate a dire sono successi dei disastri nella storia, che sono successi. Il tema nucleare è molto molto complicato e quando tu vai ad appellarti a ricerche di ricercatori, di esperti, di scienziati, è molto difficile arrivare a delle ricerche che siano davvero neutrali nell'approccio, cioè partono tutti con un grosso bias nel nucleare più che altri temi. E siccome non voglio fare quella roba lì, continuo a portarmela avanti e la voglio fare, ma voglio trovare la persona giusta per farlo, cioè non quello che mi dice è tutta una merda perché l'avrebbe detto comunque, nemmeno quello che mi dice è l'unica soluzione perché l'avrebbe detto comunque. Ce ne sono ovviamente, nel senso non è che è fatto, anzi al contrario, però siccome ci sono molti giornalisti che hanno fatto un po' fortuna buttandosi a pesce difendendo una parte o l'altra, vorrei essere il più equo possibile, e non è un tema su cui è facile farlo. No, assolutamente no, divide parecchio le masse come tema, che poi è un tema che se tipo vai a leggere qualcosa di 10 anni fa e qualcosa di molto diverso, oppure 20 anni fa, c'è un tema che nel tempo è sempre molto cambiato e anche in base a dove ti trovi nella zona geografica cambia molto il tema, anche all'età, il tuo parere sul nucleare cambia anche in base all'età, secondo me. Mamma mia, sì, perché... poi ovviamente come dici tu è cambiato molto negli anni anche perché la tecnologia è cambiata molto negli anni, quello è un dato di fatto, è vero anche quello, cioè quando si parla del fatto che adesso c'è maggiore sicurezza, però cambia anche dall'età e dalla zona, cioè se lo vai a chiedere a un quarantenne che abita a Pripyat e gli parli nucleare ti dice vaffanculo, non vuole sentirlo neanche, cioè ovvio, perché per tutto quello che c'è stato, Chernobyl eccetera, dipende, ecco. Esatto. Invece facendo un po' di passi indietro, che consiglio daresti al te stesso ventenne? Se ci racconti anche in che contesto ti trovavi, in che situazione eri a 20 anni. A 20 anni stavo finendo il liceo perché quando ero in terza al liceo scientifico ho deciso che avrei voluto fare l'artistico, ma non passare da una scuola all'altra, ripartire dalla prima. Oh no. Come un cretino, sì. Quindi pur non essendo mai stato bocciato mi sono brasato 3 anni così, perché ero un ribelle, no? Quindi se tu mi avessi detto il consiglio a 16 anni avrei detto continua a fare lo scientifico coglione, a 20 anni ormai era già fatta, mi sarei detto vai sereno, cioè non troverai la strada alla fine, perché ovviamente ero molto preoccupato a quell'età di quello che sarebbe stato, oh mio Dio, ero piuttosto confuso evidentemente. Mi sarei detto vai sereno. Ok, è un bel consiglio. Soprattutto siamo tutti molto confusi a 20 anni, sinceramente, quindi... Sì, di più che meno, però è vero, sì, non è un'età facile quello. E invece, qual è la lezione migliore che ti hanno insegnato i tuoi genitori?
Direi che complessivamente la lezione migliore che mi hanno insegnato i genitori è... ce ne sono varie. Una sicuramente è quella di non tralasciare l'importanza del cercare la propria strada, nel senso sono stati genitori molto diversi l'uno dall'altra, sono divorziati da quando ero piccolissimo, per cui ovvio che abbiano fatto percorsi diversi, però si sono compensati l'uno e l'altra nel arrivare a una crasi che poi era giusta, forse involontariamente, forse no, però più rigido uno, meno rigido l'altro, dando lasciando una certa importanza, un certo spazio a quelle che sono le tue inclinazioni, cioè al di là di tutto, sii quello che sei, ok? Questo sì, non nel modo hippie del segui la tua strada e se sei, non lo so, boh, se ti senti che vuoi fare... Che cazzo, non so, non mi viene in mente niente che non sia, che non abbia delle implicazioni, però, cioè, nel senso, testa sulle spalle, però cerca la tua strada, non cercare il lavoro sicuro perché è l'unica soluzione. E questo, senz'altro. Poi, altri insegnamenti importanti? Non saprei. E invece tuo figlio cosa ti sta insegnando? Ah... Madonna, quanta roba che insegnano i figli. Retorico di brutto, però così. Mio figlio mi sta insegnando, non direttamente, in modo del tutto inconsapevole lui, per fortuna, perché sennò avrebbe un carico sulle spalle davvero... starei fallendo miseramente, ma l'importanza del... non aver paura delle emozioni. Io mi sono reso conto che sono molto più spaventato dalle emozioni di quanto avrei voluto. Ci ho fatto molto, molto il figo con me stesso nella mia vita, però ci sono certe cose che mi hanno insegnato, cioè che mi ha reso evidente come ho paura della tristezza. Cioè, quando io vedo mio figlio triste, questa cosa mi sconvolge. E è una cagata nei suoi confronti, perché ovviamente dopo... Mamma, come siamo profondi. Poi divento scemo, giuro. Però comunque... Da un punto di vista genitoriale ti rendi conto di come se tu sei così, se tu sei spaventato dalle emozioni, un figlio o una figlia, un bambino in modo del tutto inconsapevole cercherà di non essere triste, di non essere in determinato modo davanti a te, e questo è un errore madornale dal punto di vista dei genitori. Ho imparato quello e sto cercando di correggermi, lo faccio continuamente. Immagino poi comunque i figli continuino a insegnarti cose sempre. Sì, certo. Dopo l'adolescenza ti insegnano la pazienza, invece. No, stavo per dire, ti insegnano tutto fino all'adolescenza, in cui diventano idioti, cioè loro, tutti noi diventiamo, noi esseri umani diventiamo scemi, non insegniamo niente nemmeno a noi stessi, e poi ritorniamo a essere persone normali. Sì, no, ti insegnano sempre. Smetti di vivere per un po' e poi riprendi ad avere della lucidità. Gli anni migliori, l'adolescenza. Sì, sì, certamente. Che non capisci niente. Invece, tornando un attimo all'argomento un pochettino più leggero adesso, quali sono i tuoi rituali al mattino? Come dedichi le prime ore della giornata? I miei rituali al mattino sono sveglia, di nuovo la sveglia, anche se fare due sveglie è assolutamente inutile, come spiegato in molte ricerche, e spiegato più volte cose molto umane, ma ci casco. Sveglio mio figlio, gli preparo la colazione, insisto per farlo vestire, insisto per fargli lavare i denti, insisto per prendere la cartella, prendiamo i cani e usciamo. Lui poi va a scuola, io piscio i cani e torno. Quello è un momento di relax in cui di solito faccio un attimo mente locale sul da farsi. E non ho giornate molto, molto regolari, cioè nel senso la mia regolarità finisce lì, cioè poi torno dal giretto con i cani e lì è tutto da vedere, è tutto freestyle, nel senso che ci sono giornate in cui, che ne so, alle 10 ho un appuntamento per un'intervista sull'Amantide Podcast e lo buco di un quarto d'ora perché devo riavviare il router, per esempio, o giornate in cui devo scrivere forsennatamente perché c'è un progetto grosso, perché cose molto umane è la pietra stabile di ogni mia giornata. Poi ci sono tutte le altre cose intorno che variano, ci sono altri progetti di podcasting al pomeriggio, anche lì possono variare, ma al pomeriggio c'è la radio che è alle 4:30 in onda, per cui non si sgarra, cioè alle 4:30 sei in onda.
Per cui tutta la mia giornata è una serie di appuntamenti variabili fino alle 3, in cui prendo la macchina e vado a Milano. Io sono in provincia di Lecco, 40 minuti sono in studio, si va in onda e poi da lì, anche lì, la giornata è variabile. E hai mai pensato di trasferirti a Milano? No, io sono nato e ho vissuto a Milano fino a 5 anni fa, sono fuggito da Milano e sono ben felice di averlo fatto, nel senso che quei 40 minuti di pendolarismo in tangenziale, prima erano 40 minuti di spostamento in macchina nel traffico o un'ora con i mezzi, per cui non mi cambia una fava, ho una bella casa, a Milano avrei un monolocale in cui vivremmo in 3 più 2 cani impilati uno sull'altro, perché è molto cara, e oltretutto ovviamente io dedico una buona fetta della mia giornata ad ascoltare podcast, perché tra le altre cose si è aggiunta un'occupazione nel network col quale collaboro, che è Voice Network. Faccio anche un po' quella cosa lì, cioè ascolto podcast che secondo me sono bravi e li faccio notare, no? Bravi. Podcast sono belli, volevo dire, scusate. Per cui il fatto di fare 40 minuti all'andata e 40 al ritorno ad ascoltare podcast, lavoro muovendomi, non mi cambia assolutamente nulla, preferisco così. Con la macchina elettrica, per non inquinare. Ma quindi in quei 40 minuti ascolti sempre podcast in continuazione diversi, o c'è un podcast che ultimamente ti sta catturando parecchio e te lo ascolti più volte? Allora, ci sono sempre dei podcast che mi agganciano tantissimo, dai quali io non riesco a... E quindi faccio metà e metà di solito, cioè vado avanti con quello che mi piace tantissimo e poi vado avanti a ascoltare cose meno scontate. Ma a volte ascolto anche... Io ascolto moltissimi podcast anche statunitensi, che sono tantissimi, specialmente perché è una produzione gigantesca e hanno comunque una storia, per cui lo standard del podcasting americano è tendenzialmente più che buono dal punto di vista tecnico, poi magari i contenuti dipende, perché anche lì comunque ci sono spunti interessanti, poi cioè, capire, noi in Italia dal punto di vista del podcasting siamo partiti un po' dopo, per cui è anche importante cercare, secondo me, di capire, se lo fai di lavoro, anche capire come si sta muovendo il resto del mondo, no? Cioè dove va, come si parla adesso nei podcast, come è cambiato, per esempio. Sì, anche perché arriviamo sempre un po' più tardi noi, quindi ci sta, sì, a guardare chi magari è qualche passo avanti. Invece, per quanto riguarda le tue passioni, hai qualcos'altro oltre a quello che è poi il tuo lavoro che ti occupa i fine settimana, le serate? Oltre a tuo figlio anche. Oltre alla famiglia. Allora, no, direi di no. Nel senso che mi piacciono un casino di cose, ma sono tante e il tempo libero è, tra virgolette, poco, ma nel senso che il tempo, non considero tempo occupato quello nel fare podcasting, nel senso che mi piace davvero, se al di là della retorica, mi piace davvero un casino. Mi piace molto la musica, suono, ho un gruppo, ci chiamiamo Gli Elegantissimi, dove sono tutti bravi musicisti professionisti e poi ci sono io che canto, che sono l'unico pippa, però è molto divertente e facciamo serate in giro, cioè nel senso, suoniamo nei locali, non è una roba che facciamo sempre, perché gli altri, appunto, essendo professionisti, sono spesso in tournée, eccetera, robe, però quando siamo liberi, quello sì, quello diverso. Che genere fate? Con Gli Elegantissimi, allora, saremmo ufficialmente una cover band, perché i detrattori possono tranquillamente chiamarci cover band, dal punto che facciamo per lo più pezzi che non sono nostri, ma li facciamo in una chiave un po' curiosa, nel senso che prendiamo i pezzi pop tamarri, come potrebbe essere anche The Rhythm of the Night, This is the Rhythm of the Night di Corona, però la facciamo in chiave un po' più crooner, un po' più elegante, perché siamo eleganti, un po' serata danzeria degli anni 70, una cosa così. Visto che siamo caduti in argomento musica, una band con cui sei in fissa adesso? Una band di cui sono in fissa adesso? Sì, allora, sono in fissa da sempre perché, vabbè, sono amici, nel senso che nel tempo sono diventati amici, li ho conosciuti perché li ho intervistati in radio anni fa, ma sono in fissa perché una volta che li ascolto mi entrano in testa e non riesco più a smettere di canticchiarli, sempre sono i Vintage Violence, che sono, nonostante il nome, sono italianissimi e non sono neanche di lontano da qua in realtà, perché sono laghe, come si dice, cioè sono sul lago di Como. E poi altro gruppo di cui sono in fissa, te lo dico subito, guardo le mie playlist perché me li dimentico sempre. Posso? Sì, vai.
perfetto. Almeno così ci dai una risposta concreta, perché molto spesso quando ti chiedono la musica o no, queste cose qua, esatto, tu dici la prima cosa che ti viene in mente. Però non ho chiesto la canzone preferita. Quello secondo me è impossibile. No, quello non puoi rispondere a quella domanda, secondo me. Sì, che io invece, siccome me la fanno sempre questa domanda, me lo sono con gli appunti, cioè segnandomela, ho deciso quali sono le mie canzoni preferite. E ne ho trovate due. Vai. Che non rappresentano per un cazzo il mio genere preferito. Perché non... Una è Losing My Religion dei Rem. Ok. Ok. E l'altra è, me la sono dimenticata, no, Golden Brown degli Stranglers. Sono, secondo me, delle canzoni perfette. Dopodiché gli Stranglers non sono neanche lontanamente la mia band preferita e nemmeno i Rem, ma proprio per niente. Perché se ascoltassi solo quel genere mi sparerei, nel senso che mi piace di solito molto più di più l'elettronica pesa, cioè mi piacciono molto di più tipo M.I.A., Elephant e roba così. Sono due cantanti donne. Credo che la mia band preferita, per una questione più che altro affettiva, ed è una roba molto vintage, nel senso che quando, cioè, esistono ancora, però si sentivano quando ero piccolo, adesso non si ricaga più nessuno, sono i Tears for Fears, una band inglese che erano New Wave ai tempi, che hanno fatto un po' di roba. Ok. Credo, sì, sono il mio gruppo preferito. Me li ascolterò tornando dallo studio. Vai, ascolterai delle canzoni molto vecchie e dirai, questa l'ho già sentita, sicuro. Probabile, perché a volte capita che conosci la canzone ma non chi l'ha fatta. Magari accordi simili. Invece chi o cosa ti viene in mente quando senti la parola successo e perché? Successo. Non mi viene in mente nessuno in particolare. A dire la verità. Nel senso che il successo è un concetto molto interpretabile, secondo me. E che molte volte, al giorno d'oggi, come dicono quelli chiaramente vecchi, perché sennò nessuno dice al giorno d'oggi, è molto travisato, nel senso che il successo vuol dire una cosa che non rappresenta per forza quello che per me è il successo, ok? Il successo professionale, secondo me, passa sicuramente, ovviamente, dal riuscire a fare quello che ti piace e a viverci, ok? Però il successo è stato travisato moltissimo, soprattutto ultimamente, soprattutto con un certo immaginario che è esploso più di altri, anche perché è molto più accattivante, soprattutto per i più giovani, e quella roba esagerata, la forma esagerata di quello che era il bling bling nell'hip hop, cioè soldi a strafottere. Insane. Esatto, ma soprattutto legato a un concetto che non fa per niente parte del mio modo di vivere, o modo di concepire quello che può essere successo, del oggi tutto, domani chissà, cioè nel senso, per me il successo è anche la capacità di progettualità, per cui dosare un po' quello che stai facendo, no? Cioè oggi così e domani cazzo, cioè, e faccio in modo che questa cosa continui, per cui il bruciare tutto adesso perché me lo devo godere ora, perché poi chissà che sarà, è una cosa che viene molto spinta dall'immaginario collettivo di certa musica, va molto nella trap questa cosa del... Sì. Però non mi piace tanto, secondo me è un po' una cagata ed è soprattutto una grossa presa per il culo per chi questa roba non ce l'ha. Cioè, nel senso, a me capitava moltissimo di fare questa domanda ai miei studenti, no? Che ovviamente veniva da un certo ambiente che rispetto, figurati tantissimo, ascoltavano certa musica, avevano certi idoli e... Quando si arrivava, cosa vorresti di più nella vita? Ovviamente tutti i soldi, soldi, soldi. E dicevo, e la salute? E ragionando su questa cosa, cosa poteva voler dire, no? Cioè, poteva voler dire che morivi domani, per esempio, sto esagerando. Ovviamente la maggior parte dicevano, no, cazzo, in effetti la salute è più importante, ma alcuni mi dicevano, sti cazzi. Cioè, magari muoio a 25, però me la son goduta. No, figa. Cioè, quella roba lì, secondo me, è una cartina al tornasole di qualcosa che non sta andando bene, nel senso che al di là di quello che sia una società spinta verso la ricchezza economica, amen, cioè nel senso è una roba che viene spinta da un casino di tempo, non è una roba nuova né intrinsecamente sbagliata di per sé, cioè non è quello il punto, ma il non vedere l'oltre i 25 anni quando di anni ne hai 16, perché chi se ne frega quello, secondo me stiamo facendo una cagata, noi, non loro, loro sono piccoli. Però c'è qualcosa che non va. Ecco, il successo per me non è quello. Cioè, il successo per me è fare quello che ti piace
e farlo per tanto tempo, non a un certo punto dover trovare il piano C, D, E, perché quella roba lì è finita. Quello non è successo, quello è un fuoco di paglia, un lampo. Sì. Hai detto che questa tendenza del successo è anche per via della trap, hai detto che un po' la musica ti dà questo tipo di visione anche del spendi tutto subito e via. Ma secondo te è andato con l'aumentare questa visione, oppure c'è sempre stato anche anni fa questo tipo di visione del successo? Ma sì, c'è sempre stato, nel senso che la trap non ha alcuna colpa, l'ho usato per semplificare. Sì, sì, sì. La trap o i generi musicali che emergono sono semplicemente l'etichetta che un certo modo di pensare si prende in quel momento. Cioè, la trap esiste adesso perché ai tempi, quando io ero giovane, quelli che facevano la vita che fanno adesso, quelli che ascoltano trap o che fanno trap, non è che non la facessero, la facevano, solo che non avevano i mezzi per esprimere in quel modo. Non c'era una musica per raccontare certe cose, non c'erano neanche i mezzi, cioè nel senso che l'elettronica e il fatto che sia tutto diventato molto più semplice, molto più abbordabile, è molto democratizzante, no? Cioè tutti possono fare la musica oggi, qualcuno lo dice come se fosse una roba brutta, adesso tutti possono fare, mica figata che tutti possono fare la musica, perché sennò prima la facevano solamente chi se lo poteva permettere, anche da un punto di vista economico, e secondo me è giusto che lo possano fare chiunque, come i podcast, no? Fare un podcast è economico da fare, lo puoi fare col microfono del cellulare. Per cui non è la trap non è portatrice di, cioè non è il non è la causa, è il risultato di un certo cosa, è la voce di quelli che fanno quella vita lì, che bene o male sono sempre stati. Ovviamente amplifica certi fenomeni, ma non è il problema. Il problema è che certi fenomeni ci sono. Cioè, per fare il vecchio trombone, se dei ragazzini che a 16 anni hanno i tatuaggi in faccia come se fossero ex Galeotti, si trovano a un certo punto a notizia di cronaca successa a qualche chilometro da qua, per cui me la ricordo, a menare un tipo che per giunta è un immigrato nero, quindi lo menano appellandolo in modo assolutamente razzista. Sei trapper, cazzo, vieni dal basso, cioè sta roba non ti dovrebbe neanche passare per la testa, però vabbè, lo rapini di quel poco che ha, gli prendi la bicicletta con cui va al lavoro e gliela butti in mezzo ai binari. Cazzo, cioè non è una cultura dal basso che viene fuori, quello è pura idiozia, ovviamente, sì. No? E quando tutti fanno di tutta l'erba un fascio, i trapper fanno così, le gang fanno... No, non è vero, non tutti fanno così, B, quello è il risultato di qualcosa che sta andando storto da mo e a un altro livello, cioè esatto. Qualcosa che non va. Poi molto spesso in realtà l'essere trapper è anche... tutta una questione di crearsi un personaggio. Soprattutto in Italia. Sì, soprattutto ancora di più in Italia. In America un po' meno, ma in Italia è molto... sono un personaggio, quindi dico certe cose. Poi in realtà la vita che fai è un po' un'altra. Un po' diversa da quello che non per reciti. Tutti, però per alcuni è così. Detto sì, questo... Sì, però curiosamente abbiamo preso una piega bizzarrissima, sì. Per parlare. Però vabbè, già che siamo, finiamo il discorso. È vero, cioè nel senso c'è molto, molto posing, no? Cioè molto fare il poser. Siccome i trapper parlano di vita criminale, io in realtà vivo con i miei genitori, però succede la roba peggiore. Siccome fare il criminale dal punto di vista delle conseguenze è difficile, dal punto di vista del metterlo in atto è facilissimo, basta uscire e dire questa è una rapina, ok? Se sei convincente non hai neanche bisogno di essere armato e sei diventato un rapinatore, olè! Questa cosa qua ha portato appunto a rincorrere un certo stile di vita criminale per essere in effetti poi, per essere credibile, che è terrificante, cioè nel senso è un gatto che si morde la gola, come dicono alcuni, senza alcun senso, proprio senza alcun senso. Per cui sì, cioè se dovessi, ma se dovessi, quando lo facevo, quando parlavo ai miei studenti, cercate di pensare alle conseguenze prima di quello che sarà, cioè nel senso provate a pensare a quanto è facile fare quella vita lì. All'inizio sembra facile, ma poi è una rottura di coglioni, cioè, non per una questione morale, ma proprio dal punto di vista pratico è una rottura di coglioni, perché hai dei problemi, cioè se ti prendono hai dei problemi, fai una vita, uno stile di vita molto più noioso rispetto a prima, stare nel minorile non è una passeggiata, eccetera eccetera. Sì, anche perché me lo raccontavano persone che erano uscite dal minorile, e quindi com'è? Beh, dipende, tendenzialmente sì. Non è una zita, ecco.
Insomma, attento a quello che desideri praticamente, perché può sembrare fico dall'esterno, poi ci sei dentro e dici, forse non era proprio il mio sogno, ecco, nel cassetto. Sì. Detto questo, passiamo alle ultime domande. Quali sono le ultime domande? Beh, le ultime. Io direi, qual è stato il tuo miglior acquisto sotto i 100 euro che hai fatto negli ultimi 6 mesi? Sotto i 100 euro. Sotto i 100 euro. Mi sto guardando in giro, perché tutto quello che ho, tutti i soldi che spendo li spendo per il mio studio. Cioè, ho fatto più o meno così, aspetta, Il vediamo se si tour. vede qua. Ok. Sotto i 100. Cazzo, la roba audio costa un casino di soldi. Sì. Sì, lo so, l'abbiamo presente. Allora, ho un casino di cose che sono poco sopra i 100. Allora, secondo me, negli ultimi 6 mesi, hai detto? Sì. Ok, questo è facile. La cosa più fica che ho comprato sotto i 100 euro negli ultimi 6 mesi è, non si vede perché c'è appoggiata sopra, è un tavolone di legno, questa Ok. roba qua, con dei supporti sotto per avere lo studio ordinato. Sembra una cagata, ma la produttività, vabbè, sembra una cagata perché è banale, perché lo dicono tutti, però ovviamente è molto più bello ed è molto più facile lavorare in un ambiente ordinato senza la spaghettata di cavi sul mixer che ti... Ecco, quindi quello è stato un acquisto banale che ho rimandato per un casino di tempo e che un giorno ho detto basta, non ce la faccio più. Vado al Brico Center e mi compro un pezzo di legno. Onesto, onesto. E invece parlando sempre di investimenti, però questa volta non solo economici, anche magari di tempo, di energia, qual è stato il tuo migliore investimento in tutta la tua vita? Può essere anche economico, eh? Miglior investimento in tutta la mia vita. Ah, da. Probabilmente cercando di andare un po' indietro nel tempo, no? Cioè, sai quella teoria per cui, cioè, se vai indietro nel tempo e cambi una virgola, poi cambia tutto. E tutte le scelte che abbiamo fatto nella nostra vita, evidentemente, hanno avuto effetti colossali per quello che è il nostro Butterfly presente. effect. Esatto, il Butterfly Effect. O il Marty McFly Effect, se avete visto Ritorno al Sì, Futuro anche. Madonna. Probabilmente fare la tesi che ho fatto ai tempi. Perché da lì, Butterfly Effect, c'è stata tutta una serie di conseguenze. Ho fatto una tesi su una radio comunitaria in Patagonia e sono andato a farla in Patagonia. Mi ricordo dov'ero, ero in un locale di Milano che non so se esiste ancora. Stavo bevendo una birra con la mia allora fidanzata e ho detto: devo fare questa cosa qua. Io ero un babbo ai tempi, cioè, nel senso, era una scelta per me gigantesca andare dall'altra parte. Cioè, i miei genitori sono cileni, per cui andare in Patagonia era più facile, nel senso che conosco la lingua, ho i parenti, non proprio in Patagonia, qualche tipo 3.000 chilometri più su, però ce li ho. Però, insomma, era comunque una roba. Parto, spendo un casino di soldi, non miei, chiedo a mamma e papà, per favore, mi fate un prestito, perché poi l'università comunque me li ha ripagati, perché faceva parte di un progetto e una borsa di studio. Però è stato un investimento della Madonna che ha dato i suoi frutti. Perché quella tesi è stata pubblicata ovunque? No, ovviamente no. Però mi ha dato una certa credibilità davanti a qualche docente che poi si è speso quando gli ho rotto i coglioni, tipo dammi la mano a fare un colloquio in radio. Bello. E cerca invece, sempre parlando di oggetti, un qualcosa che è importante per te o comunque che ha una storia e raccontacela. Un oggetto qualunque della tua stanza, del tuo studio. Qualcosa. Il mio studio che ha una sì. Allora, ve lo faccio vedere, vediamo se si vede. Questo qua è un processore vocale. Ok. Questo invece è un telefono che squilla, scusate. Questo qua è un processore vocale. Non è il primo processore vocale, è il primo processore vocale che ho comprato nuovo. Prima ne avevo un altro usato, anzi ne avevo due usati, perché di uno funzionava un pezzo e dell'altro funzionava un altro, perché erano molto molto usati. Perché è importante un processore vocale? Perché è fondamentale per fare un podcast? Assolutamente no. Proprio è l'ultima roba di cui potresti aver bisogno, ammesso che tu ne abbia bisogno. Ma per me è stato importante proprio per quello, perché avevo uno studio fatto relativamente bene sotto un letto a castello, questo qua, un letto a castello Infatti, dell'IKEA, vedevo la scaletta usato. dietro. Esatto, è il modo migliore. Non ci ho mai dormito su questo letto, nessuno ci ha mai dormito su questo letto. È semplicemente il modo più economico per avere una
una recording booth decente in casa. Avevo quello. Ho un buon microfono, ho un buon mixer, una buona scheda audio. Il computer non conta praticamente una minchia se fai podcast, perché tanto qualunque computer riesce a gestire il flusso di dati di un podcast, che sono molto pochi. È stato l'acquisto più fringe, cioè più ciliegina sulla torta che mi sono mai permesso. Cose molto male, lo stavo già facendo. Ho detto, se mi compro un processore vocale per migliorare di quello 0. virgola qualcosa la qualità della voce, è perché ci tengo davvero tanto e perché me lo posso permettere in questo momento. Per cui è simbolico per quello, ok? Non consiglierei mai a nessuno di comprare un processore vocale, nel senso, devi essere stramega sicuro di stare facendo. Hai un buon microfono, hai un buon prodotto, è una buona idea, stai andando bene, ok? Forse dopo. Però è stato un autoregalo di cui sono contento. Ma quanto è costato? Bah, 250. È usato anche questo, 250 euro. Che per un processore vocale sono molto pochi, però per una roba che non è fondamentale sono un casino di soldi. Se no, infatti costa più di un microfono potenzialmente. Sì, sì, dipende, certo, ovviamente sì. Dipende che microfono. Io ho questo microfono. Ma c'è invece qualcosa in cui tu magari credi e la maggior parte della gente reputa folle? Un pensiero un po' controcorrente? Che vale tutto? Vale tutto, sì, nel senso, qualsiasi cosa. Ma no, sai, siamo così tanti al mondo e condividiamo così tanto le nostre cose che è difficile trovare qualcosa che ti veda completamente controcorrente, secondo me. Per cui... No. Vorrei fare il figo e dire ho creduto nel podcast quando non ci credeva nessuno, ed è abbastanza vero, nel senso che ai tempi... Tra l'altro, questa cosa è interessante. L'agenzia con la quale collaboro, che non è un'agenzia perché è un network, eccetera, che ovviamente adesso sono amici, cioè siamo conosciuti su un piano professionale, poi siamo diventati amici con i ragazzi di Voice, che non è vero che sono ragazzi, hanno anche la mia età alcuni. Però una delle battaglie più dure che hanno dovuto combattere, che ancora oggi combattono quotidianamente, è, siccome loro vendono il prodotto podcasting ai clienti, è far capire che il podcast funziona. Ma non c'è l'immagine, cioè non si vede. No, fidati, quella roba lì, proprio per questo motivo qua, in tutto il resto del mondo il podcast funziona proprio per quello, perché parli, hai un rapporto più intimo con chi ti ascolta, perché quando mandi un messaggio è ascoltato in modo completamente diverso rispetto a quello che può essere un video su YouTube, eccetera. E per cui, in un certo senso, il fatto di credere nel podcasting e di farlo sin dall'inizio è stato un po' controcorrente. Però lo dico a voi che avete un podcast, per cui evidentemente... Invece, su cosa hai cambiato opinione negli ultimi anni e perché? Sto pensando, non sono deluso. Su cosa ho cambiato opinione negli ultimi anni e perché? Anche qua, cioè, mi sento che è una di quelle domande che, se la sfrutti bene, puoi lanciare un messaggio in cui fai il figo da Dio e dici qualcosa di importante. Però non mi viene in mente nulla di veramente figo da Dio e veramente importante. Per cui... Una cavolata. Magari può essere anche qualcosa che pensavi 10 anni fa, magari. Sì, ma allora, quelli della mia generazione, io sono nato alla fine degli anni 80, sono nato degli anni 70, sono nato nel 78, ho 44 anni, per cui sono... Non sono boomer, ma sono vecchio comunque. Quelli che sono della mia generazione sono nati e cresciuti, si sono laureati, chi ha potuto studiare, con il mito del posto di lavoro, il contratto a tempo indeterminato, ok? E a un certo punto, dopo averlo inseguito per anni anch'io, ho detto, sai cosa? Vaffanculo, mi ricredo, non lo voglio più. Come la volpe all'uva, la sapete la favola della volpe all'uva che non riesce ad arrivare all'uva e dice no, alla fine non mi fa cagare l'uva. Forse è andata un po' così, non ho mai avuto un contratto a tempo indeterminato, però a un certo punto ho detto, sai cosa, meglio così, posso fare un sacco di cose in più e ovviamente cambierò idea nel momento in cui il mondo del podcasting crollerà miseramente, nessuno si cagherà più la radio, io dovrò tornare a fare un lavoro manuale come abbiamo fatto tutti a un certo punto, e allora dirò col cazzo, era meglio un posto fisso. Però vabbè, fino adesso ora... non credo succederà, dai. la radio ha resistito per troppo tempo, cioè la faceva mia nonna, quindi... Ma questo è vero. Ma magari tra 10 anni ti rifacciamo sta domanda e ci puoi rispondere, ho cambiato opinione sul posto fisso di nuovo. Fatto zip zap. Invece, parlando appunto tra 10 anni, come ti vedi da qui a 5 anni?
Bene, grazie, mi vedo bene. Non credo che sarà cambiato tantissimo, cioè nel senso, credo che sarà cambiato tantissimo da un lato, ma dall'altro no, dal punto di vista professionale, nel senso che con ogni probabilità starò facendo qualcosa strettamente correlato con quello che faccio adesso, ok? Che sia cose molto umane ancora, boh, magari dopo 5 anni ho rotto il cazzo, non lo so, cioè nel senso, ancora adesso mi sorprende che piaccia tanto. Adesso che dico, ma raga, sono 2 anni che sono quasi 1000 puntate che rispondo alle vostre domande e continua a crescere. Dico, beh, comunque finché avanti sono stracontento, io non mi annoio. Magari farò un altro podcast, magari ne avrò fatti tantissimi altri, magari dopo aver parlato male del video farò dei video. Che ne sai? Per un breve periodo nella mia vita ho lavorato in TV, magari torno a lavorare in TV, che ne sai? E ultimissima domanda invece. Qual è la domanda che non ti fanno mai nelle interviste, ma vorresti ti venisse fatta? E qui c'è sempre questo momento di silenzio, di cui tipo, what the fuck? È difficilissimo, eh? Ma guarda, sai cos'è? Che siccome sono un paraculo e sono un radiofonico esperito, cioè nel senso che ho un po' di esperienza alle spalle, probabilmente se ci fosse qualcosa che voglio far emergere riuscirei a far emergere lo stesso, ti farei una magia per cui ti dico certe cose, per cui non credo in realtà di aver mai finito, cioè, o non mi ricordo di aver finito un'intervista dicendo cazzo, però avrei voluto che mi chiedessero quella roba lì, perché se no a un certo punto te la dico. Per esempio Voice, con cui collaboro, e nessuno me lo chiede mai, chi cazzo sono Voice? Perché ti immagini l'azienda grossa, o non lo sai, oppure ti immagini l'azienda grossa alle spalle con la quale non ho nessun rapporto, né loro mi chiedono, oh, mi raccomando parla di noi, no, però ci tengo perché nel senso collaboriamo insieme, gli sono grato in un certo senso, perché sicuramente poi cose molto umane, io ho iniziato da indipendente, è diventato il mio lavoro che ero ancora indipendente, però sicuramente è cresciuta molto anche grazie a loro, per cui la butto dentro. Ma è una domanda che nessuno ti fa, ovviamente. E chi vuoi ringraziare per... lo fai a Miss Universo. In qualche modo. Infatti da notare che con la domanda sul successo ci hai tirato fuori praticamente i tuoi alunni e quello che loro ti hanno detto. Cioè, giusto per dire che, senza chiederti le cose, era comunque... Era spontaneo. Però sì. Comunque riesci a tirare fuori cose. Guarda. Noi abbiamo finito qua, abbiamo concluso le domande. Esatto. Anche perché credo che il dentista, non so che devi andare dal dentista. Sono le 11.22, devo essere là alle 12.30. Cioè ah, ok. Abbiamo paura che magari ti facciamo perdere l'appuntamento. Posso dire un'ultima cosa, però sì. La lasciate? Certo. Ok, volevo davvero chiedervi scusa a voi due, perché ho fatto una roba che detesto, non mi era mai successo. Ho bucato un appuntamento che ci eravamo andati, era il giorno in cui è esploso Instagram, non arrivavano i messaggi, ho avuto una serie di imprevisti e non sono riuscito a avvisare, mi dispiace molto, grazie per la pazienza. No, ma grazie mille a te. Grazie davvero. Comunque, veramente. Questo lo faremo vedere anche ai nostri follower, perché più che altro erano loro che ci sono rimasti, poveracci, che ci sono rimasti male. Mi dispiace un casino, ho fatto quello che si crede la star di sto cazzo, invece no, ero tipo, in macchina che correvo. Tranquillo. Grazie Giampiero, comunque. Grazie mille comunque di essere stato con noi, grazie mille per il tuo tempo. Simpaticissimo davvero Giampiero. Veramente, è stato un piacere intervistarti. Ciao ragazzi. Ciao Giampiero, buon appuntamento. Ancora. Salutando il monitor, invece dovrei salutare la camera. Ciao ragazzi. Ciao Giampiero. Non sei abituato al video. No, proprio non so che fare. Ciao, grazie mille. Ciao. Noi vi ringraziamo tantissimo per aver visto questa intervista, se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale per futuri video e altre interviste. Sappiate che abbiamo anche un canale di gaming, l'Amanti dei Gaming, iscrivetevi anche a quello, trovate giochi single player, trovate le reaction ai vostri meme di Reddit, trovate un sacco di cose molto carine, anche le live, perché le live sono ormai interamente solo su YouTube, non abbiamo più Twitch. Quindi vi ringraziamo un sacco, fateci sapere cosa ne pensate nei commenti, se avete critiche, suggerimenti o semplicemente cosa vi è piaciuto di più nell'intervista. Vi ringraziamo un casino e ci vediamo alla prossima intervista, direi. Sì. Sai cosa vorrei aggiungere? Che se ci sono suggerimenti per altri ospiti, di scriverli nei commenti, giusto. Perché li possiamo chiamare, li possiamo intervistare. Per cui ci vediamo alla prossima intervista. Ciao ragazzi, grazie mille.